Fattiitaliani.it incontra Stefania Afel-Barzini, che ha scritto il libro La scrittrice cucinava qui, ovvero gusti, ricordi e ricette di 10 grandi autrici. Buonasera Stefania. Salve. Come è organizzato il volume? Il volume è una serie di racconti, sono come 10 piccole biografie gastronomiche di 10 famose scrittrici. Ci sono da Virginia Woolf a Karen Brixen, a Gertrude Stein, a Colette, a Elsa Morante, a Grazia Deledda, insomma sono una decina, e sono raccontate attraverso il cibo, ma non il cibo nelle loro opere quanto proprio il cibo nella loro vita. Sono partita da delle cucine reali, alcune ancora visitabili, altre di cui ci sono le fotografie, e ho voluto raccontare la loro vita partendo dal rapporto che queste scrittrici avevano con il cibo e con i fornelli. E alcuni di loro ce l'avevano problematico il rapporto, molto, vero? Tipo Virginia Woolf, Karen Brixen, per citarne due che lo avevano particolarmente problematico. E poi alla fine del libro c'è anche una piccola sezione in cui per ogni scrittrice ci sono due ricette che sono le loro ricette preferite. Ma come ha circoscritto il campo della sua ricerca a 10 scrittrici? Perché ha scelto queste e se ha pensato anche degli scrittori oppure no? No, ho voluto raccontarlo appositamente al femminile perché è diverso il rapporto che una donna ha con il cibo rispetto a quella, non migliore o peggiore, diversa. Diverso. E volevo raccontare questo tipo di rapporto. E in realtà ero partita con 20 scrittrici, poi mi sono accorta che veniva fuori la Bibbia in pratica, e quindi ho limitato a 10, ma potrebbe esserci una parte 2, la vendetta, come dire. Ha detto che appunto le storie sono desunte dalla biografia delle, sì, delle autrici, sì. Ma c'è qualche libro delle stesse scrittrici che è nato attorno a una pietanza, un banchetto, una ricetta? Quasi tutte, cioè diciamo che questo cibo poi per osmosi è scivolato dalla loro vita alle pagine dei loro libri, per cui c'è tantissimo. Un esempio per tutti più clamoroso è il pranzo di Babette, Karen Brixen, ma anche tanti Gita Alfaro di Virginia Woolf, tantissime. Ci può svelare qualche tic o qualche aspetto quotidiano della vita di queste autrici che è emerso grazie al cibo? Beh, per esempio Agatha Christie, per dirne una, era una che aveva una specie di passione smodata per la panna, pasteggiava a panna, mangiava solo panna, infatti era anche abbastanza corposa. Gertrude Stein mangiava bistecche da 2,5 kg tutte da sola, alte 9 centimetri, e apprezzava molto. Virginia Woolf aveva invece un rapporto molto ondivago, a volte quando stava male non voleva più mangiare, quando aveva i suoi attacchi, diciamo, la malattia, la depressione la colpiva, si rifiutava di mangiare, ma i medici la obbligavano a mangiare per stare meglio, per cui c'era questo ingrassare e dimagrire. Tutte le donne anglosassoni hanno una grande passione per le mele, per esempio. Elsa Morante non mangiava carne, mangiava solo pommi, perché diceva che il pollo è talmente stupido che è lui che chiede di essere mangiato. Ognuno aveva le sue idiosincrasie. E c'è qualche ricetta che lei trova particolarmente succulenta, che le ha fatto venire l'acquolina in bocca, magari? Ma a me viene molto facilmente l'acquolina in bocca, per cui non è stato difficile. Diciamo che la cassoulet di Colette, sì, devo dire che è un piatto molto ricco, un po' tipo la cassoulet, quella milanese, infatti il nome. Quello mi ha fatto venire fame, ma quasi ho sempre fame quando scrivo libri di cucina. Stefania Afel-Barzini, la scrittrice, cucinava qui, Gribaudo Editore. Grazie. Grazie a voi.